Tutto incominciò alla fine del 1947, alla cartiera di Gussola, un'azienda di 6.200 pertiche cremonesi, mal coltivata e in parte incolta, del latifondista Beniamino Donzelli. Ah, capitano, che fatica fa. I lavoratori avevano proposto di abbattere i pioppi maturi per ampliare le colture seminando grano. Davanti al diniego del proprietario, i lavoratori occupavano la cascina per incominciare i lavori di disboscamento. La cartiera diventò per tutta la Padana il simbolo e la bandiera della lotta per i consigli di cascina. I lavoratori facevano applicare l'articolo 46 della Costituzione. La solidarietà dell'amministrazione comunale e della gente di Gussola. Il futuro dei lavoratori della terra dipenderà anche dal risultato di questa lotta. Gli agrari non possono calpestare le leggi nate dalla resistenza e anche Donzelli dovrà rispettarle. Ciao Rino. Ciao Tony. Persa una battaglia, i padroni della terra si riorganizzano e per San Martino si vendicano come sempre su chi vive del proprio lavoro. Per te, Venturini, non c'è più lavoro. Cercati un'altra cascina. Subito! Non tirare Natale! Già, magari ti capitava di dover traslocare proprio sotto Natale. Al caffetto al pitia, eh? Thank you.
Abitanti di Stagno, aiutate i lavoratori cacciati ingiustamente dalle cascine. Date il vostro contributo a chi non ha più un lavoro e neanche una casa. Buongiorno, signora. Buon Natale. Buon Natale anche a lei. Buon Natale a voi. Andiamo, andiamo. Buongiorno, buon Natale. Grazie. Contro la violenza degli agrari, aiutiamo la lotta dei lavoratori cremonesi. Rosamonda non resisto più, tutte le coppie poi inciampar, più non mi trovo a saltellar. Rosamonda tu mi fai gioir, Rosamonda tu mi fai sorrir, sotto le stelle a cuore, è tanto bello il nostro amore. Corriamo gli senza laura. Tu i soldi che te ne hai bisogno. Grazie di quel che mi fa, è per uno trovarsi un laura. Don, dai, vai là! Istante, frettante. E poi gagnare la casa. Mirino, leva su che dure mesa, ferma, ferma che pote more. Porca dell'ostio che ghe! A voi installa. Thank you.
questore, io ho paura. La cascina è occupata da quei farabutti, hanno chiamato rinforzi, tutta gente da galera, sa, gentaglia. Sono scesi in sciopero anche i bergamini. Si sentono i lamenti delle mucche piene di latte, mi fanno pena, è una cosa straziante. Cosa devo fare, Signor Galli, stia tranquillo. È una questione di ordine pubblico. Noi siamo al servizio della democrazia. Manderemo immediatamente un contingente di polizia a rimettere ordine. E questa sera sarà tutto a posto come prima. E piuttosto, lei non esca di casa fino al nostro arrivo, Mi raccomando. No, no, siamo barricati in casa. Mia moglie si è sentita male. Grazie, signor questore. Tante grazie e a presto. Grazie. Su, presto, che bisogna bloccare il portone. È vero che sta arrivando una colonna di polizia? Credo che succeda qualcosa di grosso. Ci ammazzeranno tutti. Ma no, no, stai calma, Anna. Non li faremo entrare. Poi ci sono qua anch'io, no? Parlerò col capitano. Sì, speriamo. Calma, figli mia, di chi va. Adesso occupiamoci dei compagni giurati. Dobbiamo dargli una mano. Vogliono sfondare il portone, ma noi adesso spingiamo tutti insieme, capito? Siamo lavoratori come voi, capo qui, chi è? Qui dei capi non ce ne sono, ci sono lavoratori che protestano perché due nostri... Forza ragazzi, state per la fase. Fermatevi! Conosci Chiappane e Cremonesi, parla! Dove sono andati? Ne sei sicuro? E muovete! E avanti! Oh, camminate, camminate! E così, mentre gli chiedono del vitello, il Galli si mette a gridare come un matto. Come? Volete farmi i conti in tasca? Son me il padrone! A voi non deve interessare quello che ho preso dalla vendita! Appena sono venuti via, ha chiamato i carabinieri. Come facciamo adesso a tirare avanti? Mamma, quando è che torna a casa il papà? Presto, Luigino, va avanti a mangiare, se no portan via anche te. Mamma, sta calma. Stasera c'è una riunione alla Lega. Vedrai che faranno tutto il possibile per farli scarcerare subito. Non possono mica trattenerli, non ha mica fatto niente. Mamma, l'altro come fa? Mia, mangia pane e zucchero.
Vado infilando, oggi è il turno serale. Stai attenta, Antonia. Il paese è pieno di carabinieri. Abbiamo già tante disgrazie. Esco anch'io. Vado alla riunione, così ti porto notizie del papà. Te sei mia, mia. E poi sai che dopo le 9 chiudono il portone. Non vorrei mica dormire fuori. Uff, peggio della caserma. Almeno i soldati hanno la libera uscita. Gli ho dato un calcio negli stinchi e un morsicone alla mano. Nel mollarmi gridava come un matto: puttana, sporca comunista, vai a far marchette. E tu cos'è che ci hai risposto? Ah, io niente. Ho preso una paura tale che avevo persino la bava alla bocca. Mi sono nascosta nel fienile finché non se ne sono andati. Poverina, chissà che paura ci hai avuto. Con quelli lì non c'è mai da fidarsi. Ciao, Fiore. Ciao. Ciao. Guarda. Ehi, Matei, sì. Guarda che gnara che rio. Guarda là. Ostia, quante che è! Dai, dai, Tom! Fimì! Ferme, ferme! Veniamo anche noi! C'è di spiti che vieni anche a me! Occhio, fratello, che vive! Occhio, occhio! Pista, scete, pista! Madonna, il ballerino prima marcia, eh? Tanto io c'ho famiglia. Dove state andando? Per i fatti nostri. Se mi dici mia, Andoni, perché se mi è un mia? Alla balera di amico. Taci, cretina. No, cioè, andiamo dove ci pare. Allora veniamo anche noi. Forza, ragazzi, oggi si balla. Sotto, andiamo, andiamo. No, no. Salute la più bella contadina del Cremonese. Non faccio la contadina, lavoro in filanda. E poi sei bella, me lo dicono tutti, è sempre la solita minestra. Però sei bella lo stesso. Sì, sì. Ma dai. Vuoi ballare? Sì, sì. Lo sai che balli molto bene, che a me mi piacerebbe tanto... Tu invece balli come un elefante, non stringermi così forte. Beh, ma tu sei sempre così seria. Fra giovani non ci sono problemi. Eh già, per voi non ci sono mai problemi. Con la scusa dell'amicizia io dovrei fare l'amore con tutti. Eh no, bello mio, non mi convinci mica, sai. Forse non hai capito, ma io dicevo così per conoscere come sei. Anche se mi piacerebbe tanto, non ti ho mica chiesto di fare l'amore. Sei permalosa. Ah, io sento i bari fiori. Sì, bari bari. Bernardo, fa sul serio. Non l'ho mai visto così interessato ad una donna. Oh, ma di voi c'è mica da fidarsi troppo. So che fate così con tutte. Giuro che siamo dei bravissimi ragazzi in cerca di moglie. Diamo ancora. Magari la prossima domenica, qui. Su, dai, dimmi che vieni. Non sono sicura. Sono momenti brutti. Vedremo, non so. Oppure senti, vediamoci a Cremona domenica prossima. Ti porto al cinema. C'è un film bellissimo. Il mercato è quello di ogni mattina, che i grossisti, i prezzi li tengono bassi.
e non c'è verso di guadagnare qualche lira di più. All'ingiustizia ci si fa l'abitudine, dicevano i vecchi, e tutto cade sulle spalle dei poveri. Ma i giovani stavolta stanno con gli occhi aperti, decisi a non farsi imbrogliare. Io veramente non ci ho capito niente. E anch'io, per la verità. Però mi è piaciuto ugualmente, perché parlava di gente come noi. Arriva la banda, qui suona cor, qui suona cor. Oh Caterina, Caterina che batti cuor. Oh Caterina, Caterina che batti cuor. Capobanda, il capobanda, il capobanda, i bottoni d'or, sorride ognò. Oh Caterina, il capobanda, il tuo grande amore. Il 18 aprile vi chiede un voto di libertà. Difendiamo l'Italia dai cosacchi dell'Armata Rossa. I comitati civici sono l'unica difesa contro il pericolo comunista. Votate Democrazia Cristiana, il partito della libertà. È lui. Ecco qui l'uomo che viene dall'inferno. Che passione, che emozione, quanto fa bom bom. Scusi, scusi, alle sue minestre, uomini a prime le rice, è scoppiata la rivoluzione. Che c'è il tramvai. Lui con un piede nel binario sta in mezzo ai guai. Venga lei, signore e signori. Dice a me. L'uomo che spacca. Cosa credi che ti faccio? Non ti mangia mica quello. Ecco a voi, Kim, il carrea della Valpadana. Io proprio. Che forza che ha però, eh? Quello vuoi che sia, ce lo faccio anch'io. Toccare per credere. Porca miseria, che muscoli. Muscoli d'acciaio, eh. Muscoli davvero, eh. Salve, salute. No. Alla morte del comunismo. Questo 18 aprile passerà alla storia. Siamo stanchi di proteste e di scioperi violenti. Noi dipendiamo dai politici. Il governo saprà far rispettare la libertà e la democrazia. Noi siamo pronti. Non ho dubbi.
È finita con gli scioperi continui. Faremo rivedere la legge sull'imponibile. Noi agricoltori non possiamo dissanguarci. Ai disoccupati ci penserà il governo. E poi la terra è mia. Non voglio che nessun consiglio di Cascina metta il naso nei miei affari. Nel mezzo sta la virtù, dicevano gli antichi. Bisogna cercare una via cristiana fra i comunisti che per scopi politici e di partito esigono il blocco assoluto dei licenziamenti e gli agrari che vogliono la più ampia libertà di spostamento della manodopera. L'ha detto anche Don Mazzolari. Ma chi è questo Don Mazzolari? Un prete comunista? È un parroco di campagna che fino a 20 anni è vissuto in Cascina. Ha conosciuto tutte le tribolazioni dei contadini e poi è stato insieme ad altri parroci nella resistenza antifascista. Voi sacerdoti dovreste badare solamente al vostro ministero, la politica ai politici, signor parroco. Già, tranne quando ci fate pressione affinché si predichi in chiesa a favore della democrazia cristiana. Via, Don Vittorio. Il dottor Scarselli voleva dire che... Insomma, dobbiamo essere uniti contro il pericolo comunista. Vede, reverendo, tutto sommato, noi siamo stati troppo buoni. Intanto vogliamo portare da 13 a 16 le mucche in custodia ai bergamini e il latte da 10 a 46 lire al litro. O così, o i signori salariati faranno a meno del latte. Ho sentito che si stanno organizzando i comitati di agitazione delle leghe. Cercate una soluzione moderata. Altre violenze non servono a nessuno, signori. Faremo rispettare l'ordine a qualunque costo. Se necessario, anche con le armi. La violenza non risolvi i problemi. Questa gente ha pur diritto a vivere in modo più umano. Lei, signor maresciallo, ha mai provato a vivere in Cascina? Ma Don Vittorio, non è poi così duro vivere in Cascina. E poi hanno tutto, frumento, gran turco, ma cosa pretendono ancora? Mia figlia gioca perfino con i figli dei salariati. No, proprio non li capisco, sa? La bici malga le anche u, e più se venda mura de muru. Ciao. Ciao. Ti ho aspettato tanto. C'è un bel sole oggi. Andiamo nel Pioppetto, c'è un posto bellissimo, c'è fresco. Ma no, conosco un posto molto più bello in riva al Po, dove andavo a giocare da bambina. Vieni? Va bene. Tuo padre come sta? Non l'hanno ancora mollato? Lo aspettiamo sempre. È dimagrito come un chiodo, poveretto. Mangia poco e ha sempre dolore allo stomaco. E poi ha saputo delle lezioni. Figurati. Adesso si fa più dura. I pescatori buttano giù le reti. C'è tanto pesce qua che mi piacerebbe viverci sempre. È bello. Vedi, ci ho pensato molto.
E ormai sono sicuro. Volevo dirti che ti voglio bene. Mi vuoi bene davvero? Mi conosci così poco? E poi io mica mi fido molto dei bresciani. Antonia, ho parlato di noi a mio padre. Uno di più che mangia non è un problema. Cosa vuoi dire? Non mi vorrei mica sposare. In casa mia ci vogliono due braccia energiche per mandare avanti le cose. Mia madre è vecchia e un giorno o l'altro... Io sposata, mi viene da ridere. E poi il mio salario serve a mandare avanti la baracca. Siamo tanti in famiglia noi. La famiglia? Vedrai, Antonio. Vengo io a parlare con i tuoi. Ci metteremo d'accordo. A me mi sembra tutto così strano. Credo che ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Si scrive con una T o con due? Con due, testone. Ma adesso mangialo, finirai dopo il compito. Invece di giocare sempre, potresti aiutare tua madre a lavorare nei campi. Papà, quando stavi dentro, ho incontrato Bernardo, quel ragazzo di Villa Chiara, sai. Mi ha chiesto di sposarlo verso settembre. Tu che ne pensi? Gat, ma sei matta? Con tutti questi guai che ci abbiamo. Ti sembra il momento di pensare al matrimonio? Ma cosa c'entrano i guai col mio matrimonio? Hai due sorelle giovani e un fratello piccolo. E la paga della filanda ci serve per tirare il fiato. O devo sacrificarmi solo io per lui? Guarda che vita da merda, tutti dì. Dalla mattina alla sera pulire il culo alle vacche. E poi, se ti ribelli, la galera. E noi donne cosa facciamo? Guarda la mamma com'è ridotta. Lavoro nei campi, in casa. Grano turco alla zappa, bacco da seta. E io anche in filanda. Ti sembra poco? Ha ragione, Antonia. Anche noi lavoriamo sempre. Tetas, da che mia da per là, hai capito? Ma perché non può parlare? L'ha proibito il dottore? Antonia, tuo padre ha ragione. Non sono momenti belli per sposarsi. Ragione o no, per me lei sì. E poi? Il Gali minaccia continuamente di mandarci via. Un matrimonio sarebbe un pretesto in più per rompere il contratto. Senza donne, niente contratto. A che sti chi e stai a co? E noi donne cosa siamo, merce? Non ci resta che di lavorare, senza neanche poter disporre i nostri sentimenti. Mi spiace, ma contratto o non contratto io me ne vado. Antonia, ti prego, Antonia, un po' di pazienza. La vita è così. Ai miei tempi era peggio. Almeno adesso un pezzo di pane ce l'abbiamo. Thank you.
Ma che stupe massa te? Calma, compagni. Sotto un troppo in pochi. Vuole la Lega chiamare in forza. Gianni, Piero, Sendon. Oh, vi via passando i soldi. Casa. Chi è? Avanti, per Dio, avanti! Ciao! Ciao! Ciao, Sante, ciao! Ciao, ciao. Ciao, sentito? Sentito? Avete novità? C'è bisogno del tuo intervento. I pergamini purtroppo non vogliono assolutamente aiutare i piccoli agricoltori. E le vacche già ne risentono. Rimarremo isolati. Se non differenziamo lo sciopero, regaleremo i piccoli agricoltori agli agrari più reazionari. Bisogna far mungere le vacche prima che per noi sia troppo tardi. Questa, Mirino, è anche l'indicazione del partito. No. Forse potrebbe sembrare un cedimento. Si potrebbe rompere l'unità dello sciopero. Noi socialisti siamo perplessi. Ma io non mi sento d'andare contro i miei compagni. I padroni vanno colpiti tutti. Su questo siamo d'accordo. Duri, ma senza romperci le ossa. Non stiamo lottando solo per il salario. L'obiettivo è la giusta causa. Lo ha ribadito anche Romagnoli nel suo ultimo articolo. Bisogna strappare le grandi riforme. Ciao, Fiori, dove la tieni? Là, 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 ho capito. Ciao, come va qui? Dunque... Le vacche sono piene di latte, ma per noi, guarda, possono anche morire. Gatti, bisogna mungerli. Tra poche ore sarà troppo tardi, eh. Fia, lo sciopero non è mica finito. E noi non tocchiamo neanche un secchio. Sì, a me sono d'accordo, con quattro. Contro i padroni non c'è che la lotta. Ce l'ha insegnato Stalin. Ma vedi? Si tratta dei nostri interessi. Sì, dici bene te dei nostri interessi. Ma che interessi voi che abbiamo? Vuoi dire gli interessi del padrone? Che vantaggio abbiamo noi a mungere le vacche? Se facciamo morire le vacche, se mandiamo a male il raccolto, chi è che ci darà poi il lavoro? Ma se noi collaboriamo, penseranno che abbiamo paura di loro. Ma non è mica vero. I piccoli contadini diventeranno nostri alleati. Kat ci starà con noi altri. Per me il sindacato, alle tre accanate di qua. Ma ste dice. E vuoi decidere da solo, fai come vuoi. Io sto con la Lega e con il partito. Ad ogni modo sono venuto a parlarvi per la questione della mungitura.
Vi è d'accordo con la mia proposta, può cominciare a lavorare. Vabbè. Ma se la dislui, speriamo di non prenderlo nel culo. Come sempre. Forza donne, andatecene fuori! Lazzarone! Cosa avete fatto stanotte, eh? Avanti! Come che dente! Sta arrivando il temporale! Se si bagna ve la faccio pagare! Più in fretta ho detto! Dai, muove! Forza che arriva il car per cargare il ferro! E Lucia, te sento la solita Lazzarona! Ma non lo vedete che sta per piovere? Vedo il mio che è il piombele! Ti vuoi muovere o no? Su, avanti! Mandali il temporale! Su, avanti! Forza! Sono obbligata a tirare sul ferro. E se la tiro solo lì? Te la vuole il pelepo! Puoi fare a meno di seminare anche cisagna! Carai, ma canca! Lucia, taci! Mamma, i gas blattoiati! I gas blattoiati! Mamma, i gas blattoiati! Chi te lo dice che ha sparato gli altri? Se si bagna, ve la faccio pagare! Che paese! Dai, muove! Viole, i gas sparatogliati! I gas sparatogliati! Compagni, io vi porto la solidarietà del Partito Socialista. Questo attentato è diretto a tutta la sinistra. Nenni ha affermato che se c'è qualcosa che può pacificare il paese in rivolta, sono le dimissioni del governo. E se il governo non si dimette, lo faremo dimettere noi. Centinaia di contadini stanno marciando sui paesi della provincia. E allora? È l'insurrezione! Cosa aspettiamo a muoverci? Ma tu sei proprio matto! Si arriverebbe alla guerra civile. Dobbiamo fermarli prima che sia troppo tardi, se no daremo il pretesto al governo per colpire duramente. Compagni, i salariati si stanno scontrando nelle cascine occupate. I poliziotti caricano come matti. Ma bisogna fare qualcosa. Sono tutti impazziti. Allora, Mirino e anche tu, Cremonesi, dobbiamo riunire subito i capileghi e organizzare nelle campagne le squadre di vigilanza. Bisogna convincerli a stare fermi fino a quando ci saranno ordini precisi. Andiamo subito, non possiamo perdere altro tempo. Su, avanti, dai! Buonasera. Vi parlo dal traguardo di Briançon, dove sta per concludersi questa drammatica tappa del Tour de France. La Cap Briançon di 290 km con la scalata dei passi della Lombard. Questa è la situazione al primo traguardo della montagna. Primo Rubic, poi un terzetto formato da Bobet, Tesser e il nostro Gino Bartali che ha lasciato il gruppo e ha raggiunto i fuggitivi. Nella discesa del Vars, Gino Bartali si è buttato come una locomotiva su Rubic che ha raggiunto, sferrando poi l'offensiva in vista dell'Isoar. Vedremo ora come sono andate le cose. In attesa delle ultime notizie, facciamo il punto sulle... Ah, grazie. Amici sportivi, ecco le ultime notizie. Gino Bartali ha staccato tutti e si sta portando al traguardo di Briançon. Ci informano che il suo vantaggio su Bobet è di oltre 20 minuti. In questa drammatica tappa caratterizzata dall'acqua, dal vento e dal gelo, ancora una volta il grande cuore di Gino Bartali ci sta regalando la più grande vittoria di tutti i tempi. Ci informano che fra pochi istanti comparirà sulla retta d'arrivo. Ecco, ecco la folla ondeggia. Si vedono i primi motociclisti della polizia. Ecco la gloriosa maschera di fango. È Gino Bartali. È lui che sta tagliando il traguardo. Ha vinto. Abbiamo vinto.
Batta, lì stava mai bondo a battere il compito, perché è più se forte. Ma voilà! Intanto che salva l'Italia dalla guerra civile. I padroni tentano con ogni mezzo di fermare la lotta dei lavoratori. Il compagno Togliatti è stato assassinato. Non è stato assassinato, è solo ferito. Conosco quello che hai fatto per la rivoluzione di luglio. Il Consiglio Supremo dei Soviet ti premia con l'ordine di Lenin. La fede rivoluzionaria è stata premiata. L'Italia sta costruendo il socialismo. Dai, accomodatevi, no? Anche la primavera del 49 promette tempi difficili. Gli agrari non rispettano gli accordi stipulati. Contro la fame e la miseria i salariati rispondono boicottando. Nella pianura bresciana, dove Antonia è andata a abitare, migliaia di salariati si preparano al grande sciopero dei 37 giorni. Nessuno deve lavorare. I sottoproletari delle valli bresciane, reclutati dagli agrari, vengono cacciati dai campi e dalle stalle. Molti passeranno dalla parte dei braccianti in sciopero.
Giuseppe! 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 Devi avvertire gli altri che domani incomincia lo sciopero generale! Bisogna impedire che i crumiri entrino nelle cascine! Bisogna convincere i bergamini a non mungere le vacche! Questa volta i padroni la pagheranno cara! Ciao! Ciao! Gli mancava anche i scioperi. Eh sì, anche da noi a Melissa i braccianti si sono ribellati. Perché è un po' più che Dio la manda. Ostia, l'altra volta non ci appanna mai le botte? Vado a snapporo, me. Penserai il carabiniere. Muovetevi. Forza, avanti. Dai, camminate. Avanti, camminare, camminare. Forza, muoversi. Poi, fretta. Le mani ben in alto, mi raccomando. Oh, fermiamoci. Forza, su, anche le femmine, date una mano.
detto, presto, presto. Non manca il fiato, contro la scapina, din di, non manca il fiato. Dai, Marciano, con la galoppina. Non manca il fiato, din di, te, capito te. Avete fatto? L'avete ammazzato di botte? Preferiremo che abbiamo sparato per legittima difesa. Mego visto. Eravamo cerchiati dalla polizia e Marciano scappava con noi. Gli mancava il fiato. Quando i carabinieri lo hanno... Com'è morto? Due carabinieri lo hanno massacrato con i calci dei mitra. Poi è arrivato un ufficiale e gli ha sparato la testa, ma l'era già morto. Nelle strade ci sono centinaia di compagni che aspettano la salma di Marciano. Il questore ha molto paura dei funerali. Non sanno come giustificare l'assassinio. Loro dicono che Girelli era armato e che l'hanno fatto per legittima difesa. Questa è la passa mia liscia. Questo fatto ci deve unire ancora di più. Abbiamo dalla nostra parte anche gli operai. Per stare con noi, oggi sono usciti dalle fabbriche. Bernardo. Bernardo, sono io. Shh. Antonia, vieni giù. Ciao. Dammi il coltello. Ho portato quello che potevo. In casa non è che c'è molto. To' Palmiro, bisogna accontentarsi. Hanno ammazzato Marziano Girelli. Che cosa hai detto? Hanno ammazzato Marziano, quello del Corvione. Starci, gli pagherà anche questa qui. Io non posso restare qua. Devo subito mettermi in contatto con Forini. Io vado. Ma sei matto, non dovete muovervi di qua. La polizia vi sta cercando. Non ti preoccupare, i collegamenti li tengo io. Forini mi ha incaricato di portare i soldi alle famiglie di quelli arrestati. Va bene, Antonio, va bene. Sii prudente. Fammi sapere quello che succede fuori. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Troppa calma. Io mi sto quasi annoiando. E a chi lo dici? Per fortuna è una bella giornata. Guarda che arriva. Alto. Dove vai, bellezza? Sei la staffetta dei comunisti, eh? Giù le mani dalla mia borsa. Io vado dove mi pare. Vado là da mia sorella. Io non mi fido di nessuno di voi. Anch'io non mi fido mica tanto di voi. Comunque non ho fatto niente.
Sì, poche storie, dammi i documenti. Dove abiti? Alle Martinenghe. Un altro covo dei Rossi, eh? Conosci un certo Ballini? Non conosco nessuno io. Te pareva. Vieni, vattene prima che mi arrabbi, va. Questa almeno carina, eh? Ma tanto con noi non ci viene. Meviglia e Molinella ne hanno ammazzati altri due. Il TAP, i sindacati liberi, gli ha firmato l'accordo separato con gli agrari. Fermola! Buongiorno, Sciura! Noi siamo quelli delle cascine! Siamo in sciopero da più di un mese. Cosa volete? Gente come voi dà solo fastidi. Ne abbiamo già di rogne in paese. Sciura, l'ascolte. Non siamo delinquenti, no? Venga a vedere come viviamo in cascina. Non vogliamo la carità, ma solamente un po' di comprensione e solidarietà del paese. In fondo, difendiamo il nostro lavoro, no? Avanti, avanti. Venga al sodo. Insomma, che cos'è che vuole? Le chiediamo di farci credito fino alla fine di luglio. Abbiamo bisogno di pasta e di farina. Ma lei non è il figlio di Facchetti, quello che abita alle Martinenghe? Sì, sono io. Me dell'Urle, me figlia mia. Potete caricare alcuni sacchi di farina e un quintale di pasta. Per il pagamento niente scherzi, eh? La conosco, potrei mandarle i carabinieri. Sciura, non dubiti, suo marito mi conosce e sa che abbiamo sempre pagato. Avrà i suoi soldi entro fine luglio. Va bene, va bene. La ciappa è di lei. Ostio, te il suo. È arrivato un telegramma. Tuo padre... Mio Dio, che cosa è successo? No, sta bene, ma è che è stato arrestato con quelli di Stagno. Mia madre non si darà pace. Bisogna andare subito da lei. Chissà dove l'hanno portato. Bisogna fare qualcosa. Chiederò notizie a Forini. Lui riuscirà a far sapere qualcosa. Purtroppo devo andare. Ci vediamo dopo. Ciao, Antonio. Bernardo, te ne vai anche stasera? Sono pochi mesi che siamo sposati e non ci vediamo mai. Ma cosa ci posso fare? Gli impegni sono gli impegni. O li porti fino in fondo o è meglio lasciar perdere. Non no? Dico di no, ma ci siamo anche noi. Io, Bernardo, aspetto un bambino. Un bambino. Questo non ci voleva. Ma come facciamo con tutti i problemi che abbiamo? I problemi ci saranno sempre, con o senza il bambino. Dobbiamo aspettare la fine degli scioperi. Non capisci niente. Per fare un figlio ci vogliono 9 mesi, si fa in tempo a fare una rivoluzione. Ma tu non sei contento? Sì, non volevo dire questo, ma è che mi dovevo abituare, Bernardo, capisci? Bernardo, sarà bello, vedrai. Quando nascerà lui andrà tutto meglio, vedrai che è così. Sì, sì, Antonia. Ma io però adesso devo proprio andare. Faccio presto, eh.
Bernardo. Non ne posso più, Antonia. Siediti. Avrei fame. Adesso ti preparo qualcosa da mangiare. Lascia stare. Raccontami com'è successo. Tuo padre e Bardelli sta a Ciapala Cooperative. Prima sono stati messi contro il muro con i mitra puntati. Poi li hanno portati in carcere come delinquenti. Dove li hanno portati? A Pizzighettone, in attesa del processo. Ieri sono stata con le altre donne dal sindaco perché li faccia liberare. Stavolta l'imputazione è grave. Mamma, dobbiamo avere fiducia. Ci sono gli avvocati del sindacato. Vedrai che andrà tutto bene. Più bene. Ma quan, fiola mia. Così non si può andare avanti. Di soldi ne entrano pochi. E così aumentano i debiti. Ti ho portato un po' di roba. Con questo pollo potrei fare un buon brodo per il papà. Ma perché tutta sta roba? Non dovevi. E poi fate fatica anche voi a arrivare a fine mese. Ringrazia Bernardo e i suoi. Non ti preoccupare, mamma. Va bene così. Ciao, Antonia. Ciao, Luigino. Come stai? Ti chiamo mangiare con Walter. Certo. Come va la scuola? Non ci voglio più andare. I bambini a scuola mi dicono sempre che il papà ha rubato e così lo hanno portato in prigione. Ma io però non ci credo. Non è vero che il papà ha rubato, Luigino. Non è vero. Il papà non ha rubato. Stai tranquillo. Cose gifte bruntula che la fiola te marida. Raggio la me come sempre. Mi adesso? Un fatto, un giovanotto matto mi s'accostò ad un tratto. Ma come, signor Pierino? Mancano 2.000 lire? Gli affari sono magri, troppi scioperi e poca produzione. E poi il signor Palazzoli non vi riconosce il caro pane. Se volete, è così, altrimenti cercatevi un'altra cascina. Me firme mia, ci penserà mio marito. Ma che benedì. Ciao a tutti. Ciao. Che fanno te? Hai fatto tardi, la minestra sarà scotta. Pazienza,
Sono fermato a parlare con gli altri. Emilio, che il fatto. Sono dei problemi col padrone. Voleva che firmassi la ricevuta dalla quindicina con 2000 lire di meno. Così che garese pensa a voter. Hai fatto bene a non firmare. Se non rispettano gli accordi, ci pensiamo noi. Glielo diremo domani. O rispetti i patti o gli occupiamo la cascina. Amo scioperi. Preghiamo il Signore che si risolva tutto bene. Sì, il Signore. La per mio continuai siete tutta la vita. Altro che il Signore. Qui se non ci muoviamo noi... Ormai è finita. Meglio la fabbrica, almeno a fine mese ti pagano quello che ti spetta. E buonanotte, suonatori. Piuttosto che lavorare in fabbrica mi sparo, chiusi tutto il giorno in una scatola di cemento. Io preferisco la terra. Mi sento più libero. Non mi piace la fabbrica. Chiedilo ad Antonia come stava bene in Finlandia. Ma non c'è mica solo la fabbrica. I figli della Luigina lavorano a Milano in cantiere. E qua c'è solo che i ciapa a fare i muradur. Me suo posto. Ma si è attaccato al bici per bici. La muraglia è mia. Buongiorno, signor Palazzoli. Saremo qua per... Ecco, noi non siamo d'accordo sul suo modo di fare. Noi vogliamo che... Cosa volete ancora? Ne avete sempre una. Vogliamo che ci paghi il caro pane e i generi in natura. Ci spettano di diritto. O mantiene gli accordi del contratto nazionale o penseremo noi a farli rispettare. Ma via, lasciate stare. Il signor Palazzoli vi ha sempre trattati bene, no? Non abbiamo chiesto il suo parere. Stiamo parlando con il signor Palazzoli. Su, calma, ragazzi. Gli affari non vanno bene, vedo quello che posso, Lei ha i soldi per comprare i cavalli. Noi con 18.000 lire al mese non riusciamo a sfamarci. E lei invece spende 18 milioni per comprarsi un cavallo da corsa. Complimenti. Vale, vale, poi. Uela, non mi farete mica i conti in tasca. So, lasciate andare, ci vuol così poco andare d'accordo. Adesso ho degli impegni, purtroppo. Su, lasciatemi andare. Adesso basta! O troviamo un accordo subito o gestiremo la cascina da soli. Fate pure, io farò il vostro garzone, Abbiamo riunito l'assemblea per prendere importanti decisioni. Palazzoli dice che non ha un soldo e non ci vuol pagare la quindicina. Per la dica bisogna andare, va. Così non si può andare avanti. Da questo momento noi proponiamo l'occupazione della cascina. Siete d'accordo? Palazzoli piange miseria, ma l'azienda rende molto. Vestiamo da carne, burro, formaggio. Saremo capaci anche noi di gestirla. Sì, ma per quei idee come detti dalla cinghia, è il furmentù di sto mese, chi me la dà? State calmi, calmi! Non perdiamo la testa! Domani distribuiremo il grano. Se il proprietario e il fattore sono spariti, noi ci faremo le paghe da soli. Ho i soldi subito o me ne vado. Io ho 4 figli, non posso più aspettare. Se stiamo uniti risolveremo i nostri problemi. I granai sono pieni e nel frigorifero ci sono quintali di burro. Li venderemo. Così potremo fare le paghe. Mi metterete già un prisù, la roba è mia nostra, farò un fatica in Dio. È una bella scusa. Ti dice po'. Che porra! Abbiamo dei bellissimi vitelli nelle stalle e carne di prima qualità. Cominciamo a venderli. Dobbiamo distribuire i compiti. Il tenente terrà il libro dei conti. Ognuno di noi deve tornare al suo lavoro. Dobbiamo dimostrare a tutti che sappiamo dirigere l'azienda. Io non ci credo che ce la faremo. Sarà meglio che mi cerchi un altro lavoro. Chi non è d'accordo se ne può anche andare. Chi rimane si metta subito al lavoro. Le polemiche non servono a niente. Tu, Balini, occupati dell'entrata. Bisogna chiuderla con i carri. Cercheranno di far passare i crumiri. E occhio ai carabinieri, Preoccupa mia.
Sai che sono casato. Fermi, fermi, sti calmi, sti fermi. Ti metti il frisù. Sì, ma dove hai perdita il tuo? Fermi, fermi, porco cane. Non toccate il grano. Dobbiamo pesare e registrare tutto. Non dobbiamo a qualunque costo dare nessun pretesto al padrone per colpirci. Il tenente marcherà sul registro ogni lezione segnata. Adesso mettete giù tutto il grano. Bisogna pesare tutto. Non penserai mica davvero che la cascina rimarrà nostra? Mio fratello ha detto di sì. Al padrone non la diamo più. Esac, la roba le fada. Non la diamo più, se... Ma te ti sei matto. Allora sarebbe socialismo. Ma tuo fratello, Carla, Talmia dice che col socialismo comandiamo noi. Certo. E poi non soffriremo più la fame. Lui ha detto che in Russia i contadini stanno molto bene. Dice del bu. Mi piacerebbe proprio andare in Russia. Chissà quanta neve che c'è. Brr, chissà che fredda fa. Hai fatto venire freddo anche a me. Se mi dai la coperta provo a dormire. Così dopo ti do il cambio io. Sì, ciapa. E dorma per tranquilla. Ecco. Toh. Del malumore in giro, manca la carne da molti giorni. Bisogna fare qualcosa, almeno per i vecchi, i bambini. Bisogna ammazzare qualche vitello e due o tre maiali. Mi sembra proprio necessario. Dopo la distribuzione, quello che avanza lo venderemo al macellaio. Dobbiamo prendere almeno 11.000 lire per pagare le energie elettriche. Mancano anche gli stivali degli irrigatori. E lì se ne vanno per sempre. Battista e l'angelo con le famiglie. Lo dicevano sempre che se ne andavano. Adesso è arrivato il momento. E i vaghe per. Alle riunioni seminano sempre zizzania. Meglio pochi ma buoni. Tu, Ballini, vai in stalla a scegliere i vitelli. Domani li facciamo la festa. Giacomo, porto chi so chi c'è per te. Ehi, adesso andò tutto ahí. Battista, danno accordo. E allora te ne vai proprio, Sì, basta. In famiglia siamo in troppi e poi... Sono stanco di sentire mia moglie e mia suocera lamentarsi. Cosa vuoi? Mi cercherò un altro lavoro o forse un pezzo di terra in affitto? Vedremo. Ah sì, capisco. Ma da solo non ci riuscirai e ti pagheranno meno di prima. E voi? Dove credete di arrivare? Ci sarà un nuovo accordo e poi mi cacceranno tutti via. Neanche il sindacato riuscirà a impedirlo. No, no, non credo più. Ma il sindacato è l'unica arma che abbiamo per difendere i nostri diritti. Anche tu hai lavorato tanti anni per costruirlo, no? Sì, sì, ma credimi, sono stanco. È dal 45 che cerchiamo di cambiare le cose. Cosa abbiamo ottenuto? Molte cose. Abbiamo impedito al governo e ai padroni di fare quello che volevano, ti pare poco? Ah, no, no. Forse hai ragione tu, ma non posso fare diversamente. E poi non sono il solo a decidere. Devi capire o sei bocca da sfamare. Noi andiamo avanti. Un giorno ci rivedremo. Ciao Bernardo. Grazie di tutto e buona fortuna. Cerca di capire.
Dio che freddo che fa. Ciao, come va l'amministrazione? Non c'è male, il bilancio è in attivo. Abbiamo tutto ormai, anche il fieno. Fortunatamente per noi la produzione del latte e del burro è aumentata. Non riusciamo però a vendere la carne. Il fattore di Palassoli ha detto in giro che la merce è rubata. Così la gente non si fida a comprarla. Speriamo nel vostro aiuto. Qua il morale è abbastanza alto, anche se a volte mancano alcune cose. La gente sente la cascina come sua, questo è l'importante. Noi però non dobbiamo assolutamente mollare. Senti, Furini, cosa dice il sindacato se facciamo a meno per sempre dei padroni? La cassina funziona meglio, no? Dice Mir, no. Ma il nostro obiettivo è di portare Palassoli ad un nuovo accordo. Questa volta si dovrà piegare. Gli operai bresciani hanno aperto una sottoscrizione per sostenere la lotta. Bisogna fare qualcosa per quelle delle vittorie. La gestione va male. Lo so. Bisognerebbe vendere un po' del vostro bestiame. I soldi ricavati serviranno a loro per tirare avanti. Conosco un mediatore di Brescia. Potremmo vendere alcuni vitelli. Bisogna far presto, domani c'è il mercato a Foro Boario. Bisogna stare attenti ai carabinieri. Se ci prendono con i vitelli siamo rovinati. Farete il carico la mattina presto. E appena vi daranno i soldi, portateli subito al sindacato. Sa, dammi il confetto. Guarda che carne! L'ultima volta che mangiò la carne o che ne amò? Intanto pensa a mangiare questa, poi si vedrà. Mi farò un bel bagno nel brodo con questa carne. Chiodi, 4 chili. La carne, Matteo. Quindi ho fissato anche la carne. Bravo, Pulini! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Gran festa anche, eh? Chi si è sposato? No, è morto il padrone. Dobbiamo discutere cose importanti. Vi aspetto in casa di Bernardo, eh? E veniamo subito. Guacca! Dai, forza, forza! Guacca! Forza! Forza ragazzi, dai! Forza! Thank you.
Salve. Ecco chi sono. Mi fanno affare voi altri con me. Lei ha fatto un affare. Carne buona, sana come un pesce. Oh, comunque, voi non mi conoscete, intesi? L'ho fatto per farvi un piacere. Lo voglio bene io. D'accordo. Andom. Rita, che palurle. Ma, mimo se mai a contadino. Ciao Bernardo. Ciao. Bene. Ciao. Ecco, ti abbiamo venduto un mediatore e abbiamo preso 100.000 lire. Quelli delle vittorie potranno tirare avanti per un mese. I soldi sono al sicuro. Se vi beccano i carabinieri è la volta buona, ragazzi, che rimangono scornati. I compagni della Fiom hanno raccolto una buona somma con la sottoscrizione operaia, un fatto politico importante. Ciao. Grazie, auguri. Compagni. A nome di tutti i salariati. Abbiamo intenzione di farvi visita fra due domeniche. Abbiamo raccolto generi alimentari e giocattoli per i bambini. Vi aspettiamo in cassina. Faremo una bella festa. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie di tutto. Salve. 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 Ragazzi, ci sono i carabinieri. Stai calmi. Fermi. Documento. Dove state andando? Siamo contadini. Andiamo a lavorare nel campo del nostro padrone. Ah, sì? E dove sono gli arnesi? Qua sotto. Allora fate vedere, su. Gambe, ragazzi! Gambe, fermatevi! Fermi! Fermi, sparo! Fermatevi! Presto! Dai, su! Peccato! Dai! Povero Mirino. Devi curarti. Adesso sei libero. Devi pensare un po' a te stesso. Certo, certo, ma non me ne importa più molto. Tanto adesso dovete andare avanti voi. Me la mia parte. Lo so fatta. Ma tu sei ancora forte. I compagni hanno bisogno di te. I compagni... Ah, sì, certo. Ne abbiamo fatte tante. E abbiamo perso molte occasioni per passare. Adesso passeranno gli altri. Bernardo, è arrivata una lettera dal carcere di Brescia. Deve essere il tenente. Povero Piero. L'hanno preso come un pesce. Io almeno sono riuscito a scappare. Poveretto, anche lui in galera. Caro Bernardo e compagni, sabato ho ricevuto il vostro aiuto in denaro e non ho che da ringraziarvi tutti per il gesto di solidarietà. Credilo pure, io sono ancora lo stesso, anche se soffro ingiustamente, e vi assicuro che non verrò mai meno ai miei e nostri ideali. La classe borghese si sta scavando la fossa con una celerità impressionante. Saldi e uniti sempre contro tutte le avversità. Vi saluto fraternamente, compagno Pietro Moroni. Te scrive subito. Angelo, sta tranquillo, la pensi in me e alla mamma. Ciao, Luigino. Sta attento, ciao. Eh? Ciao, mamma, sta tranquilla. Sarà meglio a Milano. Troverò un buon lavoro e appena ci sono novità vi scrivo. Ciao Palmiro, ti raccomando Bernardo, mi fa la salute, eh?
Allora, Ballini, te ne vai proprio. In fabbrica o in un cantiere costruirai il tuo futuro. E se ti va bene, non morirai cadendo da un'impalcatura. Resterai magari paralizzato tutta la vita, ma vivo. E il tuo paese, i tuoi amici? Oh, non essere triste. Conoscerai una grande città. E tanta gente nuova che non si parla mai. Vedrai come starai bene. Magari farai amicizia con un tuo compagno del sud, un terrone. Anche lui ci ha provato a Melissa. Ma la terra se la sono tenuta i padroni.